Recuperiamo l'oggetto numero 4, primo firmatario consigliere Mancini, seconda firmataria consigliera Puletti, installazioni sistemi di videosorveglianza circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità. Prego Presidente Mancini. Grazie a lei Presidente, parliamo di un tema che è alla ribalta anche della cronaca in Umbria, recentemente sono state aperte indagini su maltrattamenti in alcune strutture, quindi questa interrogazione nasce, Presidente e colleghi, anche da fatti incresciosi che sono avvenuti nella nostra regione, ma non di meno in Italia, e questo chiaramente ci impone anche alcune riflessioni che adesso andiamo a citare, anche richiamando dispositivi di legge anche a livello nazionale. È un tema che la Lega ha affrontato in quest'Aula anche nella passata legislatura, a cui chiaramente non c'era stato in seguito, quindi è un'occasione per tornare su un tema molto sentito dalle famiglie e non di meno da chi oggi parla insieme alla collega Puletti. Quindi, visto l'articolo 5-7S rubricato sistemi di videosorveglianza e tutela dei minori e degli anziani del decreto legge 18 aprile 2019 numero 32, disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana, di ricostruzione a seguito di eventi sismici, che dispone che al fine di assicurare una più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 fino al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza circuito chiuso presso ogni ala di ciascuna scuola, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Il punto 2 di questa legge dice: a tal fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie, socioassistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. Quindi questo è il tema, il punto 2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione appunto di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascun anno, appunto come abbiamo detto prima per le scuole, anche qui dal 2020 al 2024, quindi finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma, nonché per l'acquisto di apparecchiature finalizzate alla conservazione dell'immagine per un periodo temporalmente adeguato. Al punto 3, con apposito provvedimento normativo nei limiti di risorse di cui al comma 1 e 2 che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti, così contiene l'articolo 3. Visto quindi il decreto ministeriale del 31 dicembre 21, reparto delle risorse del fondo finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza, circuito chiuso, nelle strutture sociosanitarie, socioassistenziali per anziani e persone con disabilità, e con il quale sono stati previsti per la regione Umbria, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie, socioassistenziali per anziani e persone con disabilità, complessivi euro 1.216.000 euro per l'anno 2019-24. Visto in particolare che l'articolo 2 del decreto ministeriale in parola, che dispone che le regioni presentano al Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, visto al punto 2 che il programma dovrà riportare il fabbisogno complessivo relativo alla regione e l'indicazione di interventi ritenuti prioritari e oggetto di finanziamento raggruppati per stazione appaltante, unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga per ognuno le seguenti informazioni: ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto dell'intervento, superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza,
Indicazione se si tratta di nuova installazione, ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza già esistente, numero di dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema, cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione, quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori per l'installazione, quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale, descrizione del programma di manutenzione post installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale finanziamento ma sono a carico della regione con spesa corrente. Al punto 3, la procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta per conoscere se la Regione ha presentato al Ministero della Salute il programma per l'utilizzo delle risorse previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza circuito chiuso finalizzato ad assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno e comunque per conoscere lo stato di attuazione del medesimo decreto ministeriale. Grazie. Coletto. Grazie Presidente. Con decreto del Ministro della Salute del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 52 3 marzo 22, sono state assegnate alla Regione Umbria risorse complessive per 1.216.000 euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso tutte le strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, così come previsto all'articolo 5 septies, comma 2 del decreto legge 32-2019. Con PEC 6086 del marzo 22, il Ministero della Salute ha chiesto alla Regione dell'Umbria di presentare uno specifico programma per l'indicazione del fabbisogno complessivo rilevato e degli interventi ritenuti prioritari e oggetti di finanziamento raggruppati per stazione appaltante. La Regione dell'Umbria, sempre con PEC del 31 marzo 22, ha chiesto all'azienda US Umbria 1 e US Umbria 2 di comunicare i fabbisogni e di trasmettere la documentazione prevista dal citato decreto ministeriale. Nei mesi successivi le aziende sono state risollecitate all'invio della documentazione richiesta. A fine ottobre l'azienda US Umbria 2 ha trasmesso i fabbisogni per un totale di 560.000 euro. A metà novembre l'US Umbria 1 ha trasmesso i relativi fabbisogni per un totale di 656.000 euro. In data 1 dicembre 2022 la documentazione acquisita è stata inviata al Ministero della Salute con riferimento alla quale la Regione Umbria è in attesa di riscontro. Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto l'articolo 3 del citato DM 31 dicembre 21, sarà stipulato uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 90, numero 241, tra la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ed il legale rappresentante regionale per definire le modalità di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria. Grazie. Mancini, prego per la replica. Scusi Presidente. Scusi Assessore, io sono abituato, quindi in pratica la documentazione l'abbiamo mandata, ce l'abbiamo, perfetto, no, perché effettivamente nella risposta risentivo quello che avevo scritto io, quindi alla fine 550.000 euro l'ASD 2, 600.000 euro l'ASD 1. Quindi diciamo, noi abbiamo di fatto al Ministero inviato tutta questa documentazione, quindi un po' siamo indietro, bisogna dirlo, no? Quindi invitiamo ad accelerare sia gli uffici regionali che la direzione sanitaria a chiudere un tema che, come ho detto in apertura, Assessore, noi abbiamo affrontato più volte in quest'Aula, chiaramente. Prendiamo atto che questo decreto del 2019, insomma, alla fine chiarisce una necessità impronosticabile, che è quella della tutela del rispetto della persona, che molte volte, come abbiamo letto purtroppo nei giornali,
grazie a Dio la nostra regione questi episodi sono veramente rarissimi e ce ne dispiaciamo, ma questo è un tema che è meglio prevenire che curare. Quindi questo permetterebbe non solo all'assessore di avere una, si dice, memoria dell'operato, ma questo va anche a tutela, per sgombrare il campo, a tutela del personale sanitario, perché forse potrebbe essere letta male questa questione. Invece garantire un'assistenza puntuale, un allarme sanitario qualora ce ne fosse la possibilità, perché non possiamo ovviamente mettere un operatore su ogni paziente, ma questo in qualche maniera garantisce sia le famiglie che gli operatori sanitari. Quindi mi dichiaro soddisfatto per la risposta e invito, con la sua attenta vigilanza, che queste risorse puntuali già dal 2020 disponibili non vengano disperse in alcuna maniera. Quindi la invito costantemente a monitorare, magari se poi a un certo punto assessore vorrà edurre la commissione sanità sul percorso dei primi progetti messi a terra, ne saremmo ovviamente grati. Grazie.